Bene, buonasera. Il Festival delle Geografie continua con un incontro molto atteso con le cicliste per caso, il cui nome vero è Linda Ronzani, o Ronzoni, cioè c'è tutto sbagliato, e Silvia Gottardi, stavolta quello è giusto. Avremmo dovuto trovarci all'aperto in una situazione un po' più agevole, ma il tempo non è della nostra e quindi ci siamo riparati in questa situazione. Allora, loro sono le meglio conosciute come cicliste per caso. Per conoscerle meglio direi di far partire il primo filmato e vederle all'opera in una delle loro imprese eccezionali. Hanno percorso la Great Divide Mountain Bike Route, un itinerario di più di 4.000 km con 60.000 metri di dislivelli. Leggo perché io non sono una tecnica delle biciclette, mi piacciono loro, mi piace quello che fanno, ma non capisco moltissimo. E tutto questo ovviamente da sole, e adesso ce lo vediamo, così possiamo conoscere meglio le nostre ospiti. Dopo questo video io penso che anche voi abbiate capito che è impossibile non seguire le imprese di queste due ragazze. Ce lo volete raccontare? Anzi, vabbè, presentatevi prima un attimino a tutti quanti, chi siete nella vita oltre a essere cicliste. Buon pomeriggio, buonasera a tutti, intanto grazie mille per l'invito. Parto dicendo che questo è in assoluto il nostro viaggio più epico, più lungo, più faticoso. Facciamo anche altri tipi di pedalate. Noi nella vita non siamo cicliste, per questo anche uno dei motivi per cui ci siamo date il nome cicliste per caso. Io sono un'ex giocatrice di basket, mi occupo di comunicazione, commento il basket in televisione, Linda è una grafica, un art director. 5-6 anni fa, noi siamo sportive quindi ci piace... adesso più alto. Ci piace la bicicletta, la usiamo quotidianamente come mezzo di spostamento a Milano per andare in ufficio, insomma, per vivere quotidianamente la città. Siete ecologiche. Sì, sono, ci piace.
E poi 5-6 anni fa facciamo dei giri sul Po, dei viaggetti in bicicletta, e un giorno ci siamo detti dai, facciamo una bella avventura in bici, e siamo andati in Patagonia. Quindi questo è stato il passaggio fra dal Po alla Patagonia. E Linda, che scrive molto bene, non so se qualcuno ha visto il nostro blog, ha detto diamoci un nome, si è inventata Ciclista per Casa. Allora in realtà noi quando siamo partite, questo è stato un viaggio molto epico, ma per arrivare a organizzare un viaggio così, appunto dalla Patagonia in poi, ci siamo diventate un po' meno per caso, direi, ma comunque questo spirito di un po' così, come dire, di lasciare un pochino le cose un po' al caso, cioè, è stato e ci piace, cioè l'idea che comunque andare in bicicletta voglia anche dire non programmare proprio tutto, rimanere aperti all'avventura, all'imprevisto, alla possibilità anche di cambiare viaggio, di fermarsi un po' di più, di non farcela più quel giorno e fermarsi un po' prima, o essere molto in forma e andare avanti. Quindi quest'idea un po' meno professionistica della bici è un pochino più direi approssimativa, ma non so come dire, più aperta alle possibilità, ci piace. E poi ci davamo un nome, perché da quell'anno abbiamo cominciato a tenere un blog e a scrivere, soprattutto io ho scritto sul blog, e quindi ci piaceva tenere proprio un diario, che non è un diario solo di viaggio, ma non so se qualcuno l'ha letto, è proprio anche un po' un racconto di cosa ci spinge ad andare in bici. Quindi adesso dire filosofico forse un po' troppo, ma insomma comunque dietro c'è proprio la nostra idea di essere anche in città, un po' così, un po' anarchiche, un po' rispetto alla macchina, quindi la bicicletta in città ti permette di essere più libera, un po' ecologiche, poi contare sui propri mezzi, nel piccolo viaggio, nel grande viaggio, arrivare in bici da qualche parte è sempre una bella soddisfazione. Sì, quindi noi siamo partiti appunto dopo il Po, dopo le cose piccole, il primo viaggio grande è stata la Patagonia, Patagonia intesa come carretera australa, quindi la parte cilena della Patagonia, e da lì in poi insomma ci abbiamo preso un po' gusto, abbiamo fatto Milano-Londra, una specie di giro d'Italia che abbiamo chiuso quest'estate, e l'anno scorso questo viaggio che è stato decisamente, sia per chilometraggio, perché abbiamo fatto 4.000 km, poco più, e anche perché insomma l'America è vastissima, noi siamo andati dal Canada fino al confine del Messico e campeggiando, diciamo che in media facevamo 3 notti in tenda, 1 notte in un motel o qualcosa del genere, e ci abbiamo messo 48 giorni di pedalate, quindi un viaggio molto lungo che ci ha messo un po' alla prova. In più, per la prima volta viaggiamo solo noi due, in questo caso c'erano 2 nostre amiche che ci hanno dato una mano con le riprese, infatti ogni tanto non sono io, c'è un'altra ragazza, perché io facevo le riprese, e anche fare un viaggio così lungo in 4, avevamo queste tende minuscole, senza scherzare, così, e dopo un po' mangiare nei pentolini le cose in scatola. Ci ha messo a dura prova, però non ci ha fatto passare la voglia di viaggiare, perché quest'estate abbiamo fatto appunto un pedalato da Bari a Milano, chiudendo il nostro giro d'Italia sulle tracce di Alfonsina Strada. La prima donna ci spiega. Sì, spiegato. Raccontiamo. Sì, noi stiamo dirigendo, non so se era tu. Va benissimo. Sì, diciamo che una delle prime, siamo andate subito dall'inizio del nostro viaggio, siamo andate alla ricerca di personaggi femminili, non solo, ma anche femminili che ci un pochino ci dessero un po', ci indirizzassero un po', ci dessero un po' un'idea di avventura e di che cosa vuol dire essere una donna coraggiosa, che per noi comunque è un segno importante. Ci siamo incappati in questa storia di Alfonsina Strada, che non conoscevamo e che poi siamo andate ad approfondire. Purtroppo non c'è tanto materiale, ma l'abbiamo conosciuta meglio. Alfonsina Strada è una donna che nel 24 ha corso il Giro d'Italia insieme agli uomini. Adesso, per farla breve, è una storia bellissima, se vi capita andate un po' a cercarvela. Quindi una donna che in quegli anni ha voluto a tutti i costi andare in bicicletta, quando le donne non andavano in bicicletta, quando le biciclette non avevano i cambi, quando era uno sport veramente durissimo, e quindi ci ha molto ispirato. In questo Giro d'Italia sono partiti in 120, sono arrivati in 30, lei è arrivata,
e quindi è stata un'impresa veramente epica. È partita con i pantaloncini corti, insultata da tutti perché erano appunto, era il 24, quindi erano, non era da donne lo sport, e in più quei pantaloncini era una cosa indecente, quindi insultata pesantemente, ma poi è arrivata invece ed è stata accolta come un'eroina ed è diventata, suo malgrado, perché lei voleva solo correre in bicicletta, è diventata un pochino un esempio di emancipazione per le donne, perché se poteva farlo lei in qualche modo. Certo, non è il nostro caso, siamo in altri anni, ma anche noi i primi anni in Patagonia ci sentivamo chiedere spessissimo, ma due donne da sole? Anche in Sud Italia, sì, più che al nord, cioè erano molto stupite, ma da sole non c'è nessun uomo dietro l'angolo che ti aspetta e gli cambia la gomma, e quindi per assurdo di nuovo ancora in questi anni viaggiare per delle donne non è così scontato, viaggiare da sole, quindi lei per noi è sempre un esempio, insomma Alfonsina Strada è sempre un bellissimo monito per noi, è sempre lì avanti che pedala davanti a noi e la guardiamo in lontananza. Infatti volevo aggiungere una cosa, quindi noi facciamo questi viaggi ma cerchiamo sempre appunto tramite il blog, tramite quello che scrive Linda, di raccontare anche le storie delle donne del passato, delle donne del presente, che in qualche modo ci sembra che stiamo cambiando l'Italia, che stiamo facendo qualcosa per cambiare il mondo. No, quindi insomma usare un po' usare la bicicletta per parlare appunto di queste tematiche di emancipazione femminile, perché la bicicletta è un mezzo che ha fatto tanto. Pensiamo all'inizio alle suffragette che usavano la bicicletta per insomma, allontanarsi dall'ambiente domestico, anche l'introduzione dei pantaloni all'inizio insomma, per andare in bicicletta, poi le partigiane che facevano le staffette, e abbiamo avuto la fortuna appunto in tutti questi viaggi abbiamo incontrato tante donne interessanti. E 3 anni fa, facendo Milano-Catania, abbiamo incontrato questa partigiana Angela, che purtroppo è morta quest'anno, da 96 anni mi sembra, e ci ha raccontato delle storie incredibili di quando portava le molotov nascoste nel cestino della bici in mezzo al pane, quando sparavano dietro, quindi poi poveretta non si ricordava niente, ce lo riraccontava, appena finiva andava anche a raccontarcelo. Però insomma ci piace l'idea di pedalare portandoci dietro questo messaggio. Infatti ci sono? Si sente? Infatti sul vostro sito una specie di slogan, una vostra presentazione è la bici è democratica, libera e sostenibile ed è uno dei simboli per eccellenza della emancipazione femminile, era proprio in questo senso quello di cui parlavate ed è forse questa un po' la chiave che fa seguire le vostre vicende, le vostre imprese, perché non hai la sensazione di seguire un blog di qualcuno che tenta di superare il record di ammassare chilometri, di fare l'impresa per il gusto di farla, esatto. Ecco, mi sembra che ci mettete dentro dei contenuti. Questo per noi da subito è stato proprio un tema, per caso era anche quello, noi ogni volta stavamo per partire, sì ma il cambio qual è, ma ci chiedono tutte cose super tecniche, o quanto tempo ci avete messo, qual era la media oraria, no, non è stata la nostra filosofia, anche se ogni tanto, soprattutto Silvia fa anche cose molto più pesanti in bicicletta, però i nostri viaggi, quelli fatti assieme, sono viaggi che hanno questo contenuto qua, cioè l'idea di andare, incontrare delle persone, quindi incontrare persone, beh pedaliamo un sacco, in realtà non è proprio, non sono delle passeggiate, ma intanto incontriamo persone e andiamo in bicicletta nei posti che comunque arrivare in bici è tutta un'altra cosa, no? E poi quando sei in bicicletta, anche in questo viaggio, che era veramente questo molto pesante e avventuroso, sta piovendo. È bello arrivare nei posti, sei proprio accolto anche in un altro modo, cioè il ciclista porta con sé proprio tutto un mondo. Noi abbiamo avuto un sacco di persone gentili, veramente disponibili, accoglienti, siamo state ospitate negli Stati Uniti perché una famiglia ci ha scritto se volete venite da noi, siamo stati 3 giorni da loro, erano degli sconosciuti, abbiamo detto perché ci avete ospitato, perché i ciclisti sono sempre persone belle e che hanno sempre delle cose da raccontare. Ma è stato molto bello, quindi questa cosa qua in realtà per noi è fondamentale, e poi andare a incontrare, raccontare e rendere tutti partecipi del nostro viaggio. Un'altra cosa, noi abbiamo voluto dare il titolo all'incontro
tra lentezza e avventura. La lentezza, vabbè, si capisce, nel senso che il viaggio in bicicletta è di per sé un viaggio di quelli dove, al di là del dove arrivi, passo dopo passo, se fosse un, perché è simile a, se vuoi, a un viaggio a piedi, pedalata dopo pedalata, sei dentro un paesaggio, sei dentro, puoi fermarti, è un viaggio di quelli appunto all'interno, diversamente da un mezzo veloce che ti porta immediatamente dove devi arrivare, che va benissimo, però è un'altra cosa. Però l'avventura sicuramente fa parte del vostro bagaglio, perché, come dite voi, l'imprevisto è una cosa che c'è sicuramente, dietro la curva uno non sa che cosa ci sarà, non sa gli incontri che farà, avete avuto inconvenienti e sorprese parecchio sgradevoli, o tutto sommato l'avventura, il senso dell'avventura prevale e quindi la scoperta prevale sulla sfortuna? Ma secondo me siamo molto fortunate, come ha detto Linda, io ho sempre incontrato persone molto gentili e molto accoglienti. Temporale la situazione di vicino. No, vabbè, questo insomma l'avete visto, allora con tutti i viaggi col senno di poi diventano meno faticosi, più epici, più raccontati. Mentre eravamo lì, già quando siamo andate in Patagonia, che era il primissimo viaggio, eravamo totalmente sprovvedute. Io avevo letto un libro, Patagonia Controvento, non mi ricordo neanche chi l'ha scritto, che parlava di, ad esempio, di sali e scendi. Cioè, quindi non avevamo idea dell'altimetria, di niente. Ho passato i primi 3 giorni a scusarmi con Linda, perché mi sentivo così in colpa, mi sarei suicidata dove l'avevo portata. Poi il primo viaggio in Patagonia, parliamo adesso del 2015-2014, non mi ricordo, eravamo veramente attrezzate male, cioè non lo sapevamo, quindi abbiamo portato con noi un'attrezzatura fotografica tipo da 7-8 kg, dietro invece di avere le bici da borsa avevamo un borsone legato sopra, avevamo delle bici quasi da 40 kg che facevamo fatica anche a spingere in salita sullo sterrato. Quindi sì, c'è da dire che comunque nonostante negli anni ovviamente siamo molto più organizzate e molto più esperte rispetto all'inizio, però in bicicletta, come a piedi, insomma, l'imprevisto pesa tanto, non sei in una macchina, quindi la temperatura fa freddo, fa caldo, appunto comincia a piovere, ma anche banalmente per quanto ci siamo preparati su l'altitudine è quella, l'altimetria l'abbiamo guardata, quelle robe lì, non è mai così tutto prevedibile, che è il bello davvero del viaggio, no? Però anche poi quando sei lì lo stai facendo, ogni tanto è anche la fatica, no? Per cui non ne puoi più, da programma ci siamo, manca 2 chilometri, poi scopri che no, i 2 chilometri non erano segnalati bene, invece sono una salita assurda, non ce la fai più, insomma, ogni tanto diventa veramente pesantissimo al momento, poi quando ce l'hai fatta in bicicletta con a piedi, ce l'hai fatta con i tuoi mezzi, diventa una forza pazzesca, no? Io ogni tanto dico lei, arrivi in cima, finalmente, in bici dopo 2 ore di salita e senti il capo del mondo, no? Ce l'hai fatta, non lo so, quella sensazione lì è proprio invece, a proposito invece della natura, del viaggio lento, sentirsi parte della natura, questo noi l'abbiamo vissuto, lo viviamo in ogni viaggio, ma in particolar modo in America, perché veramente in Canada, in Montana, in Colorado, ma veramente per 2 giorni non incontravamo nessuno, eravamo noi 4 con le tende, col nostro cibo, e lì addirittura la cosa era diversa, perché vabbè, abbiamo visto una quantità di cervi, antilopi, abbiamo visto un alce, castori, volpi. No, esatto, a proposito di grizzly, questa invece era un'altra cosa, il problema lì era il contrario, era dobbiamo fare rumore perché sennò la grande paura di quei posti lì è che giri l'angolo, l'orso che di per sé non ti vuole incontrare, però tu sei silenzioso, ti vede e allora a quel punto sono cavoli tuoi, perché lì insomma noi all'inizio pensavamo fosse un gioco, invece poi abbiamo subito capito, soprattutto in Canada e in montagna, è un pericolo molto reale, molto cioè, reale, abbiamo scoperto quindi, che avevamo comprato le campanelle che si mettono sulla bici per fare rumore, appunto per non sorprendere l'orso, e avevamo comprato anche lo spray anti-orso, che è una roba tipo 20 o 30 volte più forte dello spray al peperoncino che hanno i poliziotti. Infatti in Canada abbiamo dovuto dare anche il numero del passaporto perché considerano un'arma. Sì, e poi loro ti danno dappertutto questi volantini, perché se incontri un orso bruno, che loro considerano come un cane grande, diciamo, vabbè, combatti. Se incontri un grizzly, ti finisci morto. Quindi a noi questa cosa ci ha
insomma. Lo distingui al momento così. No, quindi siamo partite dicendo: ah, che figo, vogliamo vedere Grizzly, eh! Dopo che ci hanno detto queste cose, perché abbiamo comprato il peperoncino e cose, addio, speriamo di non incontrare mai un Grizzly. In verità, poi abbiamo uno piccolo, ci ha attraversato la strada, noi abbiamo detto: Dio, piccolo di Grizzly vuol dire mamma di Grizzly, e siamo andate via veloci, però poi. Un'altra volta ci siamo fermati in una specie di campeggio, tutta una parte era chiusa perché avevano appena avvistato 2 ore prima dei Grizzly, sono tutto così, quindi era una cosa reale. Sì, a proposito di lentezza, di essere con una bicicletta o a piedi anziché con un'auto, la cosa bella è che facendo poco rumore comunque a parte le campanelle, la sensazione... Campanelle ne avevamo 5. Sì, all'inizio sì, poi abbiamo cominciato a toglierle perché sembravamo un greggio di mucche praticamente quando andavamo a dare queste stesse campanelle, non ne potevamo più. Un balordone. Sì, esatto. E quindi in realtà poi a un certo punto eravamo in una zona meno di Grizzly, non le avevamo più, eravamo silenziose e quindi eravamo veramente nell'ambiente degli animali. Quindi la bella sensazione era che non ci vivevano come estranei, no? Eravamo con le nostre bici. La bicicletta sei nello stesso spazio, non so come dire, non sei chiuso in un abitacolo, e quella sensazione di non disturbarli e di essere nella loro stessa, nel loro stesso ambiente, di essere con loro, era molto bello. Sì, ci è piaciuta tanto. Io volevo leggervi una cosa che ho preso, ecco, dalla libreria Il Gabbiano ieri. Provvidenzialmente mi è caduto l'occhio su questo libro che si intitola La vertigine della salita. E parla di questo ciclista che in realtà fa il giornalista, ma ama la bicicletta e ama le sfide impossibili, almeno impossibili per la maggior parte delle persone. E volevo leggervi alcuni passi per vedere se rispecchia il vostro stato d'animo. Le grandi salite in bicicletta cominciano già nella mente. Te le immagini prima, le studi, guardi l'altimetria, le foto, le pendenze massime e medie. Ascolti i racconti di chi c'è già passato attraverso ed è arrivato su fino in cima. Con la conoscenza, Homo sapiens, cerchi di prepararti alla tua sfida, cerchi di vincere la paura. Poi però a un certo punto viene il momento in cui devi inforcare la tua bicicletta e prendere a pedalare. Movimenti concentrici, come mulinelli, vortici d'aria, le gambe che iniziano a far girare rapporti agili, da subito agili, e le senti subito tirare, i muscoli fiamme di fuoco. Perché con le salite non si scherza, non è mai uno scherzo pedalare in salita. E quella dannata bestia da conquistare è lì, da sempre, ad aspettarti, la desideri e la temi, e lo sai com'è bella, è maestosa. E tu, infinitamente piccolo, perso nell'universo che in quell'ambiente montano ti sembra ancora più grande e immenso. Aggiungo un altro pezzettino, poi vi... Tu avanzi. Pedalata dopo pedalata, la tua mente non pensa più, tieni gli occhi fissi a terra, ondeggi, guardi la ruota davanti, il manubrio, l'asfalto, i tuoi muscoli bruciano, ma tu ora, in questo momento, hai trovato dentro la forza, sai che ce la farai, sei morto, tutto il tuo corpo grida dolore e stanchezza, ma stai bene. Il tuo cervello, che sta facendo gli straordinari, continua a produrre endorfine come se piovesse, molecole della felicità, che la fatica genera nella sua battaglia tra il possibile e il limite che stai superando. E ti senti inebriato da quella droga che il tuo corpo affaticato produce. La stessa medesima sensazione che provano i tossicodipendenti o gli alcolisti quando cominciano i loro viaggi chimici. La tua droga è il pedale. La tua droga è la fatica. E il tuo corpo la sta producendo dal di dentro. In te si è generata una semplificazione che sa di illuminazione, karma positivo. Ti senti totalmente riconciliato con il tuo essere e con quella natura selvaggia che ti circonda. Sei al tuo posto, non vorresti essere altrove. Non c'è nessun altro luogo come quella salita. Il qui è ora. E tu ci sei dentro con tutto te stesso. Qui è ora. Mi rispecchia. Magari. Beh, la bicicletta, sì, ha questa dimensione... inevitabile del qui e ora, perché non ci si scappa, devi essere lì e devi pedalare, devi arrivare su e non c'è nessuno che ti venga a prendere, non puoi a un certo punto dire basta, sono stufa, specie in certe situazioni, basta, sono stanca, non gioco più, cioè, devi arrivare. C'erano dei momenti in cui ci fermavamo, non ne avevamo più, mangiavamo tutta la frutta secca che avevamo nella tasca della bici e
ritrovi un'energia elevante, ce la fai comunque, e la sensazione di farcela è veramente fortissima, sì, le endorfine, però anche la fatica terribile, insomma tutta questa parte qua c'è sicuramente. C'è anche quella parte che racconta lui di prepararsi prima, quindi no, di avere tutta un'idea di... E questo in realtà a volte, non so, ci sono delle salite perché ce l'hanno preparate terrorizzate e poi sono state delle robe invece fattibilissime e viceversa, non vi preoccupate, una scemata e poi va, zia, il giorno dopo era terribile. Quindi anche lì ti viene da chiedere e chiedere consiglio e chiedere come sarà, ma poi non è mai come te l'hanno raccontata, no? L'esperienza che vivi tu quel giorno... per come stai tu, per come è il tuo fisico quel giorno lì, ma anche per come la tua attitudine, non lo so, cambia tutto, no? Per cui è vero, chiedi, ti spiegano e poi ogni volta dici, bah, per me non è stato così, la mia esperienza è stata un'altra cosa. Non so, San Gottardo mi viene in mente, quando siamo andati a Londra, tutti ci hanno detto, Dio, San Gottardo, Madonna, preparati, siamo partite terrorizzate, erano sveglie dalle 5 in adrenalina per fare sta cosa. Per noi era talmente bella la tremula, abbiamo fatto la vecchia strada, non so se qualcuno l'ha fatta in bici, è una strada tutta appunto in pavé, quindi si chiama tremula per questo motivo, ed è una specie di serpentina, ma bellissima, è talmente bella, sì, senza macchine, quindi talmente bella e talmente mozzafiato che per noi ci siamo un po' fermati a fare delle foto, ma siamo arrivate su, eravamo soltanto super galvanizzate, quindi sì, è davvero tutta un'esperienza... Da fare. Poi io dico ogni tanto la bicicletta è proprio un viaggio anacronistico perché ti annoi un sacco quando ci sono le pianure e le campane anche. Il concetto. Però tutte le cose da cui cerchiamo di sfuggire di solito, no? Per cui la noia, il freddo, il caldo, la fatica, tutta questa roba qua in bicicletta all'improvviso te le ritrovi e ce le andiamo anche a cercare, tra l'altro. Quindi. Però è un'esperienza davvero che nella nostra vita quotidiana è difficile fare, no? Io nella mia giornata, se mi sto annoiando, faccio un'altra cosa. Lì devo arrivare e ti fai 150 km lungo un fiume, non ne puoi più, ma li fai. Sì, perché poi in verità il problema del ciclismo è che in pianura tanto in montagna fa una fatica pazzesca, però quello che io ho scoperto, io sono un'ex giocatrice di basket, quindi tutta la vita l'ho passata, già tranne gli ultimi 5 anni diciamo, l'ho passata in palestra e non c'è quella fatica lì, no? E invece adesso ho scoperto che mi piace. Io forse nella coppia sono quella a cui piace di più la sfida. Quindi per me quando c'è una montagna, una salita, ho scoperto che arrivare in cima mi dà una sensazione stupenda. Appunto sono sempre stata abituata che per me lo sport era il confronto con un altro, con un'altra squadra, con un altro quintetto, far vedere che sono più talentuosa, sono più forte. Invece la cosa bella del ciclismo è che poi soprattutto come lo facciamo noi, io arrivo in cima a una salita, non c'è nessuno che mi applaude, non c'è nessuno che mi dice brava, ma io sono contentissima perché sono piena di endorfine ed è diventata una droga perché continuiamo a pedalare e già addizione. Crea dipendenza. Allora, ecco, volevo chiedervi se anche rispetto alla fatica che viene fatta, le cose che vengono raggiunte, c'è chi preferisce pedalare in solitaria, perché come chi preferisce camminare in solitaria, diciamo che apre un discorso con se stesso, una sfida personale. Invece il vostro essere in due, nella vostra situazione, nella vostra relazione, probabilmente modifica anche delle cose nel viaggio. Ma è ovvio. Da significati ulteriori, insomma. Beh, è ovvio, noi siamo compagni di vita e quindi ci piace anche quando facciamo dei viaggi, quando... Insomma, viviamo delle esperienze particolari, poterle condividere. Non è comunque facile perché con i viaggi che facciamo noi è ovvio che abbiamo fisici, allenamenti e insomma siamo diverse, quindi ci sono momenti in cui una va più forte, l'altra va meno, chi ce la fa più di testa, chi meno, e quindi è comunque tutto un compromesso. L'anno, quando abbiamo fatto questo viaggio l'anno scorso, invece è stato molto più faticoso perché appunto con due altre persone con cui abbiamo meno confidenza è stato difficile. Poi in quattro c'era da votare, andiamo di lì, arriva il buio, arriva il freddo, tentiamo, non tentiamo, però
insomma, mi sembra che andiamo bene come coppia ciclistica. È l'ora del concerto. Sopra Pasqua, Natale, no? È il festival delle campane, quello della geografia. Ah no, sì, certo, poi il viaggio ovviamente è un viaggio, immagino che viaggio, si è già fatto anche dei viaggi proprio in solitario, anche in bicicletta, l'anno scorso il Passo in Trail. Io ho bisogno di qualcuno che un po' compensi, no, il giorno in cui non ce la faccio, che mi trascini o viceversa, ci sono dei momenti in cui anche quest'estate lei si voleva fermare una sera, no basta, io non ne posso più, io no, dai, ce la facciamo, siamo andate a Spoleto, siamo arrivate di notte, perché ormai era notte, ma in realtà è stato bellissimo, siamo arrivate, abbiamo scavallato con le teleluci di Spoleto giù, quindi ogni tanto sì, ci trasciniamo a vicenda e questo è sempre una buona cosa, non so, mi sembra un arricchimento per tutte e due. Io appunto perché si percepisce molto, ecco, questa intesa, si percepisce una sorta di fatica ma anche di leggerezza quando vi si vede nelle cose che fate come le raccontate. Vabbè, insomma, io l'anno scorso, no, bello, grazie, perché le litigate le volte, non si vede, no. Vabbè, in questo viaggio qui anche qua ho chiesto scusa per 3 settimane perché era... Ecco, la stronza chi era quando hai detto... No, sono sempre io. Allora, lei è quella più creativa che scrive, io faccio foto e video e mi occupo degli itinerari, perché è vero che non c'è tutto fissato, comunque puoi cambiare idea, puoi cambiare itinerario, puoi dormire in un posto piuttosto che un altro, però soprattutto questo viaggio in America era molto organizzato, perché se fa un viaggio in Italia, il foro, succede qualsiasi cosa, trovo un posto per dormire, per mangiare. Se mi succede qualcosa e sono nel mezzo del nulla, devo aver pianificato, devo avere abbastanza acqua, cibo, eccetera, eccetera. Quindi questo era ben pianificato, ma io tendo forse a sopravvalutarmi, a sopravvalutarci. Quindi delle volte ci avventuriamo in cose che forse sono un pochino sopra alle nostre capacità. Quindi poi mi sento in colpa perché in questo viaggio... Poi lei ovviamente la sera scrive... E quindi invece in questo viaggio spesso arrivavamo la sera alle 8:30, partita alle 6 di mattina, fatto 120 km con 2000 metri di dislivello nel nulla, con la polvere, la fatica, magari una scatoletta di tonno, e lei dice io non ce la faccio più, ho bisogno di mezza giornata perché voglio scrivere il blog, eccetera eccetera. Quindi insomma ci sono ovviamente anche momenti di tensione, ma visto che abbiamo un rapporto particolare li affrontiamo, insomma ci conosciamo bene. Invece volevo dire che l'anno scorso, e anzi in pochi mesi fa, adesso lo sto per rifare fra 2 settimane, ho fatto dei trail da sola con la mountain bike e devo dire che mi è piaciuto molto, ma quando si va in bici e si fatica non c'è veramente tempo per pensare, quella cosa che hai appena letto è veramente guardi la ruota, guardi il pavimento, fai fatica a pedale, proprio ti concentri su quella cosa lì che stai facendo e ti estranei in una maniera pazzesca. Poi io sono abituata spesso anche nella vita per il lavoro, per tutto, a programmare tutto, a organizzarmi, hai il cellulare, mille cose, invece lì stacchi proprio la testa e io sono stata 3-4 giorni col telefono via, pedalando in Toscana in mezzo alla natura, ed è stato molto bello, mi piace anche andare da sola. Tra l'altro poi nel libro, però penso che sia una cosa condivisibile, mentre un viaggio diciamo di un altro tipo è prettamente visivo, un viaggio in bicicletta è un viaggio dove tutti i sensi vengono allertati, vengono coinvolti, cioè il corpo decisamente prende il sopravvento, è forse da un certo punto di vista più completo e più rivitalizzante. Beh, è un viaggio in cui c'è anche il corpo, sì, assolutamente, c'è un viaggio, ma non so, questo a me piace tanto, in realtà io sono più per il viaggio in Italia e il viaggio in Europa, a me sono piaciuto di più, quello negli Stati Uniti per me è stato un viaggio veramente, un'impresa troppo, ma era veramente massacrante, cioè noi abbiamo avuto delle giornate che eravamo abbruttite dalla stanchezza, cioè arrivavamo la sera e non volevamo, alle 8 dormivamo in tenda perché poi la mattina ci svegliavamo prestissimo, eravamo veramente a pezzi, quindi io c'erano dei giorni che dicevo no, scusa, è troppo, no? Cioè proprio fermavo e dicevo scusate, prendiamoci un giorno di pausa, uno perché devo scrivere e due, vi prego, cioè, riposiamoci un attimo, era davvero mostruoso. E io dicevo, boh, qui è il confine tra far fatica e soffrire, comincia a diventare un po' labile, no? Quindi
Esatto, quindi dicevo, magari la sofferenza, no, cioè scusate, andarsela proprio a cercare, la fatica è così mostruosa, mentre a lei piace proprio andare verso il limite della fatica, ma anch'io perché poi abbiamo fatto una fatica mostruosa, ma certi giorni per me era proprio basta, quindi ogni tanto il corpo a me reclamava invece una pausa, e, ma anche mentale, forse per fermarmi un attimo e avere un attimo di... A me invece una cosa che piace è che ci alleniamo un sacco per i nostri viaggi, ma poi mentre viaggi ti alleni tantissimo. Cioè io mi sento che mentre viaggio, cioè sono sempre mediamente molto allenata, mi piace fare sport, vado in palestra tutti i santi giorni, o quasi. Però mentre viaggio mi sento proprio che mi alleno, e che sto all'aria aperta, se no io passo la vita davanti al computer, come sono tanti. E questa cosa che il fisico, sono a contatto con la natura, stare fuori, anche prendere la pioggia, quest'estate siamo morte di caldo, ci siamo abbronzate, ci siamo bruciate, a me questa cosa piace, infatti a me sono piaciuti tutti i viaggi in Europa e in Italia, ma quelli che mi sono piaciuti più sono stati in Patagonia, e questo qui perché mi sembra proprio che ritorno a essere selvaggia, che ritorno a far parte della natura. E mi sento molto viva. A me piace tantissimo. Solo che adesso l'ho detto, se vuole venire in Tagikistan la prossima estate, e sto facendo fatica. Riuscirai a convincerla? Allora, cosa volevo chiedervi? Sicuramente ci sarà tempo anche per voi per fare delle domande, tra vediamo pochissimo, bisogna tenere sempre d'occhio il tempo. Sì, se c'è qualche viaggio significativo, a parte quelli che ci avete raccontato, che vi viene voglia anche di consigliare perché è stato significativo per qualche motivo, perché potrebbe essere imitato anche da altre persone, tra tutte le esperienze che avete fatto o magari tra quelle che volete ancora fare. Ma intanto, in generale, quello che abbiamo notato nei due viaggi lunghi in Italia, quindi Milano-Catania e quest'estate Bari-Milano, però andando anche in Umbria, in Veneto, in Trentino, è che Trentino, Alto Adige, sono i posti più organizzati con ciclabili, ciclogrill, segnalazioni, eccetera, eccetera. Invece che direi che da Lazio in giù, l'Italia è veramente un paese inospitale per le biciclette, sia per la conformazione dei luoghi, mi viene in mente la Calabria, dei posti assurdi in cui siamo andati in su e in giù, che sono difficilissimi, sia anche spesso per gli automobilisti, insomma, per come si comportano in strada. A Napoli abbiamo incontrato questo gruppo di FIAB, e io sono rimasta scioccata perché c'era questa signora, direi 65enne, con la Brompton pieghevole, che andava in giro come una pazza, semafori rossi, attraversata, dicevo, madonna, questa signora qua vuole morire, sta suicidando. E invece, pochi ciclisti a Napoli che vanno in giro, evidentemente, devono fare così. Sì, era anche un po' è stata anche un po' pericolosa, però bello il viaggio in Italia. Sì. Cioè, in realtà arrivi, allora, ovviamente, qui c'è la natura, la bellezza, gli animali, è tutto molto selvaggio. In Italia, dove arrivi la sera, arrivi in un posto stupendo. Cioè, l'idea di prendo la bici e arrivo a Palermo, non è male. Cioè, esco di casa e vado a Palermo, no, con i miei mezzi. E siamo passati in posti che non conoscevamo, ma stupendi. A parte che abbiamo mangiato da Dio, cioè, mentre negli Stati Uniti, un disastro. Bevuto poco anche. Esatto. E l'Italia è un disastro per quello, perché poi la sera arrivi e soprattutto nel viaggio scendendo eravamo quasi sempre ospitate, perché avevamo organizzato un sacco di eventi, donne, emancipazione eccetera, perché eravamo quasi sempre ospitate in posti anche belli, e quindi avevamo pensato per voi il menù degustazione. Sì, noi magari il secondo primo avevamo detto ieri sera abbiamo mangiato e bevuto troppo, stasera diciamo di no, vediamo una cosa del genere. Ci alziamo alle 6, volete fare il degustazione? Il menù degustazione, certo. Quello abbinamento dei vini? Noi ci siamo guardati un attimo, ma sì, vabbè, e quindi in realtà poi era un disastro. Però vabbè, quello è il bello poi di stare in Italia, tornare, sì, no, è stato un viaggio in realtà bellissimo, e anche quest'estate risalendo abbiamo scoperto dei posti veramente belli. Poi l'Italia, se vuoi farla non sulla costa, è anche molto faticosa. Speravamo di trovare più ciclabili, perché alcune erano dichiarate come finite, invece no. Allora, effettivamente per fare un viaggio come abbiamo fatto noi, che anche quest'estate ci abbiamo messo 16 giorni venendo su, è difficile perché le ciclabili...
siamo partite da Bari, poi andate dentro all'Aquila, sì, poi siamo ritornate fuori, sono all'Aquila, abbiamo fatto tutta l'Umbria, poi siamo tornate fuori Urbino, Pesaro, Venezia, Trento, insomma abbiamo fatto un bel giro grande, e con un viaggio così è difficile oggettivamente fare tutto su ciclabili, su strade secondarie, quindi per quello che noi spesso diciamo che l'Italia non è un paese particolarmente ciclabile, però per fare itinerari magari di un giorno in due giorni invece secondo me si trovano cose più belle. Mi vengono in mente quest'estate la ciclabile del Nera in Umbria, da Spoleto ad Assisi, ad esempio l'Umbria si è messa in un sacco sulle ciclabili, ci sono anche un sacco di valli, quindi se uno non proprio non ti piace fare la montagna, fare tanta fatica, sono luoghi pedalabili. Un'altra ciclabile che spero sarà pronta presto, noi ci siamo imbattute con poca fortuna, da Termoli fino a Pescara la vendono come, dovrebbe essere, la chiamano la ciclabile, tutta la costa la chiamano ciclabile adriatica. La ciclabile adriatica, in verità non esiste. Però c'è questa ciclabile della costa dei Trabocchi che teoricamente va da Termoli fino a Pescara, che è in costruzione, ma pronti ci sono circa 40 km qui e là, non tutti attaccati, però insomma, spero che tra un anno, due anni sarà pronta, ed è bellissimo perché è la vecchia ferrovia. È la vecchia ferrovia, quindi sì, quindi pedali con a destra il mare, con questi trabocchi che sono queste costruzioni di pescatori abruzzesi, bellissimi, poi nelle gallerie ed è veramente molto bello. Invece, tra l'altro avete anche il video, non so se riusciamo a vederlo, un viaggio che abbiamo fatto noi è stato molto bello, siamo andate in treno fino al Brennero e poi è venuta giù fino a Verona in bici, e quella è veramente tutta ciclabile, tranne un paio di chilometri forse a Verona, ma è tutta ciclabile, abbastanza in discesa, cioè fa tutto fatto, quindi in sicurezza, cioè, totalmente. Sì, beh, l'Alto Adige a me fa quasi paura perché ho detto ci sono indicazioni con i posti, con i chilometri per i ciclisti, i semafori per i ciclisti, che è una cosa a cui sì, è un altro mondo. È più vicino all'Europa, più un'idea europea. Sì, per quanto quando siamo partiti per andare a Londra ci siamo detti wow, adesso andiamo a Londra e sarà tutto questa fantastica Europa piena di piste ciclabili, sarei state abbastanza deluse, perché poi in realtà tutta vabbè, come da noi, quando sei lungo un fiume è facile, hai l'argine del fiume, sei su una ciclabile, ma è una vecchia strada, appunto, un argine. Poi erano tutti i pezzettini segnalati malissimo, quindi ci siamo perse 8 milioni di volte, chiedendo, nessuno le usa, quindi nessuno sa dare neanche indicazioni. E idem per andare da Parigi a Londra, doveva essere, come si chiama quella? La Biovert. Ah, giusto. E ci sono dei pezzi molto belli e tanti altri, cioè un insieme, cercano sempre di mettere assieme piste ciclabili, che ci quindi sta, o le segnali molto bene o chi fa un viaggio lungo poi a un certo punto si perde, anche perché noi siamo sempre state, io sono sempre stata molto orgogliosa di dire che viaggiamo con le cartine, e adesso quest'anno ho comprato il GPS perché per me è una certa, insomma, comincia a essere faticoso perdersi sempre, perché anche in America avevamo tutte queste cartine, queste cose fighissime fatte venire dall'America. E poi quando ti perdi, sono le 7 di sera, sei sullo sterrato, fai 5 km in più, devi farne 5 indietro, è meno piacevole che raccontarlo adesso. Però appunto una cosa, è vero che non ci sono queste ciclabili fantastiche, ma è vero che soprattutto in Svizzera e in Francia tutte le strade hanno una corsia, che per noi a Milano sarebbe una, hanno quella cosa talmente assurda che tutte le vie, anche quel divieto c'è scritto tranne che per le biciclette, no? Che è molto in discussione anche da noi e tutti dicono mentre per loro ogni strada, anche se è controsenso, c'è tranne che per le bici, e quindi c'è comunque una corsia in cui le biciclette, sì, magari andare. Non c'è una, noi ci aspettavamo delle fantastiche piste ciclabili in separata sede, però comunque ci sono, appunto, c'è una sensibilizzazione che da noi non c'è sicuramente, o comincia ad esserci ma in modo molto complicato. Noi a Milano, io ogni tanto dico i pezzetti a Milano che per andare al lavoro, io ogni tanto dico è meglio stare sulla strada, è meno pericoloso, perché sulla pista ciclabile ci sono i pedoni che ci camminano, le macchine che comunque sbucano per immettersi, la gente che parcheggia sulle cose, le bici che ritornano al contrario, da tua, forse sulla strada è meno pericoloso alla fine, perché no? Se suoni un pedone ti manda anche a quel paese, perché hai osato suonare per dire scusa sulla pista ciclabile. Quindi insomma da noi c'è tanto lavoro, c'è da fare. Sì. Sì, direi di vederlo questo video, è carino. Qual era? Quello di Verona, del Brennero. Sarebbe
mesi, un mese, un anno. La primavera è la stagione perfetta per le gite in bici e noi approfittiamo del ponte di passo per andare a provare le nostre nuove Cinelli con l'assetto di bikepacking. Abbiamo messo le bici in macchina e adesso andiamo a Verona, da dove prenderemo il treno per arrivare fino al Brennero e poi da lì cominceremo a pedalare. Comoda cosa prendere le bici. Siamo appena arrivati a Brennero con il treno, tra poco partiamo in bicicletta, meglio perché ci scaldiamo un pochino perché fa veramente tanta fretta qua. E la prima tappa di oggi di Pitella, da dove siamo a Bolzano, sono circa 100 km e niente, si parte, si va. Ecco, magari mi affitta non tutto lo strudel. Hai scatto qua! Per dire. 33 trentini. Entrare nel Trento. Tutti 33? Trotterellando. Oggi è l'ultima volta in cui prendo la nostra bici per partire perché l'ultima tappa che ci porterà a Verona sono circa 70 km, ieri invece da Bolzano a Rovere ci sono piuttosto 45 km, andiamo a pedalare. Abbiamo lasciato l'Adige e adesso per andare a Verona c'è qualche collina, si sale. Linda qua, eh? Partiamo alle colline. Super amatoriale mi fa, dato con quei caschetti lì sembriamo due civiste per caso, infatti adesso ci siamo evolute un pochino. Comunque, quanto risale questo? Tre anni fa, sì, adesso passi da gigante. Però qui eravamo già abbastanza avanti perché dalla Patagonia per noi, quantomeno per me, penso che tu sia d'accordo, la cosa più importante è viaggiare leggeri. Quindi prima viaggiavamo con delle borse gigantesche sui lati, dietro, davanti, cose immense, mai con lo zaino perché non si va mai con lo zaino in bici. Adesso invece andiamo quasi sempre col bikepacking, che è questa borsetta che si mette dietro la sella, che si vedeva in queste foto in cui abbiamo viaggiato anche quest'estate, che sono molto più comode. La bici quest'estate, la nostra bici pesava 19 kg rispetto già alla bici della mia che era 35. Insomma, cambia tutto quando sei leggero. Noi di solito viaggiamo con un completino addosso, un completino di cambio, l'antipioggia, una felpa, un pantalone lungo,
delle ciabatte, insomma, più leggere possibile, perché la l'eleganza prima di tutto. L'eleganza prima di tutto. Beh, quest'estate secondo me eravamo molto eleganti, noi non eravamo d'accordo, avevamo delle Birkenstock di plastica legate fuori, che erano molto utili perché potevi andarci sia al mare, perché sì, farci la doccia e anche uscire ad essere trendy per uscire a cena. No. Molto trendy. Se qualcuno di voi ha voglia di fare qualche domanda, qualche considerazione, se ha voglia di parlare con loro, prego, credo che loro siano a disposizione. Avete qualche sponsor che vi appoggia, tipo Cinelli, perché ho visto che questo abbigliamento era... Ma questo è di 3 anni fa, negli ultimi, l'anno scorso e quest'anno abbiamo Specialized, quindi viaggiamo con delle bici diverse, quest'anno abbiamo viaggiato con delle bici Specialized Diverge, che sono delle gravel, che sono molto più leggere, che vanno bene sia per la strada che per gli sterrati. E diciamo che tendenzialmente abbiamo un sacco di sponsor che ci vogliono dare materiale, tutti ci vogliono dare un sacco di roba, ma nessuno ci vuole dare una lira. Quindi se abbiamo bici, abbiamo un sacco di occhiali, abbiamo abbigliamento, scarpe, che comunque ci fa molto piacere, però poi insomma ovviamente pretendono i posti, i video, le cose, quindi sì, comunque quindi, almeno abbiamo le bici. Sì, queste erano delle Cinelli proprio da strada, però in questi anni abbiamo capito che le bici giuste per noi sono appunto queste gravel, che hanno sono sempre delle bici da corsa con manubrio giù, però hanno un assetto un pochino più rialzato, volendo si può cambiare il copertone, quindi mettere un copertone tassellato più largo, quindi fare anche delle cose più off-road, più in montagna, comunque sono bici molto affidabili, molto comode, soprattutto per viaggiare. Allora, la Carretera Austral, se cercate su internet, viene detta come il viaggio in bici più avventuroso che ci sia, ovviamente noi dopo il Po siamo partite subito con quella. Comunque è l'ultima lingua di terra del Cile, insomma, percorribile, è da Puerto Montt fino a Villa O'Higgins. Sono 1200 km, c'è questa strada che è stata costruita, non mi ricordo, negli anni 60-70, era con l'idea di collegare il Cile all'Argentina, ma non sono ancora riuscita a saltare. Poi non è mai stata completata e quindi è tutta sterrata ed è veramente una strada di, non saprei dire, 2 metri di larghezza, un'unica strada, ed effettivamente, come si dice, a Patagonia controvento, perché c'è un vento pazzesco, e la cosa bella, meno bella, insomma, dipende, mi è piaciuta molto, è che questa strada arriva in fondo a questo paesino, Villa O'Higgins, e poi si ferma, quindi c'erano dei 4x4, delle moto, quando arrivano lì devono tornare indietro, invece noi con la bicicletta abbiamo preso, c'era una barca 2 volte a settimana che va a far vedere un ghiacciaio, un perito, che ti butta dall'altra parte, fai un sentiero, siamo riusciti ad entrare in Argentina in una maniera abbastanza rocambolesca. Un sentiero per camminate a piedi, esplorazione a piedi, ma con la bicicletta volendo puoi passare, quindi era molto bello che si riusciva ad andare là. La cosa bella, secondo me è stato il viaggio più avventuroso che abbiamo fatto, la cosa bella di questa Carretera Austral è che man mano che vai giù è veramente molto selvaggia, quindi noi riusciamo a fare tipo 60 km al giorno facendo molta fatica e i paesi erano sempre ogni 120-150 km, quindi ogni 2-3 giorni riusciamo ad arrivare in un paese, ma i paesi, paese vuol dire 4 case col tetto di lamiera, un supermercatino in cui se arrivi il mercoledì le uova arrivano il giovedì, e quindi è stato super avventuroso, e infatti è successa anche una cosa molto divertente. Morivamo di sete, io avrei tirato sull'acqua dal fiume, da ruscelli, allora lei non si fidava, allora abbiamo chiesto della gente, e vai, capito, che morivo di sete, abbiamo chiesto a delle persone che ci hanno risposto: se il cavallo la beve, bevetela. Il cavallo lo troviamo, se il cavallo la beve, bevetela, ah, ottimo, adesso siamo a posto. Quindi era tutto un po' così, cioè, per la serie all'avventura.
Io volevo chiedervi questa cosa, visto che la bicicletta è simbolicamente anche collegata, a vostro parere, ma non solo, all'emancipazione o comunque alla, a sentirsi all'emancipazione femminile, io volevo chiedervi se questa esperienza abbia avuto o ha delle ricadute sul vostro essere donna. Ma allora, noi in particolare penso che siamo donne comunque, anche prima della bicicletta, forse è il contrario, che siamo donne adatte alla bicicletta, non so come dire. Cioè, per cui in realtà in qualche modo ci siamo dette potremmo diventare anche un po' portatrici di un messaggio di apertura e di emancipazione che sembra assurdo, ma in questi anni ancora pare ce ne sia molto bisogno. Però forse, come dire, l'abbiamo intercettata perché era già nel nostro percorso, non so. Silvia da sempre viaggia facendo viaggi veramente tanto avventurosi, anche rischiosi secondo il luogo comune, però insomma dei viaggi tanto avventurosi. Tutte e due secondo me abbiamo un'idea di, sì, di apertura, di libertà e di vite molto, molto aperte, sì, chiamiamo anche coraggio in questo senso in qualche modo, forse sì. Quindi forse è più il contrario, no? Che la bici è entrata abbastanza, come dire, naturalmente nella nostra vita perché aveva senso rispetto a già le cose che facevamo, quindi così. E in più tutte e due, beh, io ho un papà ciclista, quindi probabilmente nella mia storia c'era già questa idea della bicicletta. Forse sì, è arrivato un momento in cui tutte e due abbiamo tirato a fare un po' una passione che era già lì in qualche modo. Ma a me, quando insomma, andiamo in giro, piace sempre dire, perché ci scrivono un sacco di donne, un sacco di ragazze dicendoci ma è pericoloso, possiamo viaggiare da sole, abbiamo paura, poi non sappiamo fare le cose, magari un uomo è sempre utile. E io dico, prima di fare i viaggi così con lei, io ho girato con una macchina rosa lungo il lago per il mondo. E non so, o sono sempre stata molto fortunata, o responsabile, o coraggiosa, o non lo so, però credo che anche le donne, insomma, sia giusto che vadano, che facciano, che siano intraprendenti. Poi quando si sente, non mi ricordo un po' di anni fa, che le due ragazze hanno ucciso due ragazze in Messico, e dicevano, però viaggiano da sole. Insomma, credo che nel 2019 le donne possano rivendicare il fatto che possano e debbano viaggiare da sole, se hanno voglia, insomma. Gli altri che dovrebbero. Ma a me sembra una cosa assolutamente normale, poi è ovvio che ci sono delle problematiche in più se sei magari una donna che viaggia da sola, ma con un po' di buon senso e criterio, insomma, eviti di metterti in situazioni di pericolo inutile, ma in cui ci si può mettere anche un uomo, insomma, non lo so. Vedendo le cose che fate, ti viene da pensare che possa essere, insomma, non dico un esempio in modo totale così, però insomma io credo che il vostro modo di viaggiare e come documentate quello che fate apra una strada ulteriormente all'emancipazione femminile, a dare coraggio anche alle donne che hanno voglia di intraprendere magari in altri ambiti, però comunque delle imprese avventurose. Voi l'avete fatto sulla bici, ma si può fare anche in altri ambiti. No, se avete voglia, oggi non c'era tempo e piacere, sul sito di Cicliste per Casa c'è un documentario che ha fatto Silvia, un piccolo documentario di 20 minuti che ha fatto Silvia, molto bello, sul viaggio Milano-Londra. E ci è piaciuto lì, avevamo un quaderno su cui abbiamo chiesto già prima del viaggio e poi durante il viaggio abbiamo continuato a raccoglierle. Chiedevamo alle persone cosa vuol dire essere una donna coraggiosa oggi, no? Sia le donne che gli uomini. Però la domanda era cosa vuol dire essere una donna coraggiosa oggi secondo te? Perché appunto sembra che poi adesso abbiamo tutte le possibilità e le libertà possibili, ma sappiamo che insomma per una donna sotto tanti aspetti è diverso stare al mondo, stare nel lavoro, stare nella società, no? Stare nella politica, insomma. Adesso senza entrare nei dettagli, ma lo sappiamo com'è la vita. Per una donna non ci sono delle opportunità pari agli uomini in tanti campi. Sì, ha fatto anche il documentario sullo sport, sul basket, eccetera. Quindi, sì, comunque anche lì banalmente nel basket piuttosto che negli sport non c'è pari trattamento tra uomini e donne, quindi insomma ci interessava questa cosa e lì abbiamo raccolto un sacco di frasi, un sacco di... Non so, ci piace, come dire, stimolare, non siamo nessuno, siamo due persone normali che viaggiano e che hanno la fortuna anche di poter fare una vita e dei viaggi belli,
ci piace usare questo tempo e questo spazio per stimolare delle riflessioni, semplicemente. E quindi con quel quaderno, ad esempio, appunto, abbiamo raccolto tutte queste frasi, siamo arrivati a Londra, l'abbiamo lasciato al memoriale di Emily Pankhurst, che era la suffragetta che ha guidato, insomma, il diritto al voto delle donne, eccetera. E bah, per noi è stato un viaggio simbolico per dire andiamo avanti, c'è ancora un sacco di cose da fare, pensiamoci tutti, uomini e donne, insomma, assieme, no? Sì, ci sono altre domande? Avete già programmato il vostro prossimo viaggio? No, mi uccide. No, allora, a settembre. No, in verità sabato partiamo. No, però è una cosa diversa, ci hanno chiamato questi di FIAB, che è la Federazione Italiana delle Biciclette, e ci hanno proposto, stanno lanciando una nuova ciclabile che si chiama AIDA, che va da Moncenisio a Trieste unendo le città, quindi non sul fiume come l'Avento, ma unendo le città, e ci hanno chiesto se avevamo voglia, io ho voglia, e quindi... E, vabbè, io faccio un lavoro particolare, per cui l'inizio dei, cioè lavoro verso la fine del mese, quindi l'inizio del mese per me è buonissimo, cioè, ho pensato che ci vogliono 6 giorni per andare a Trieste, quindi vado a vedere se questa volta hanno collegato bene la ciclabile con una traccia GPS, quindi Linda deve ancora decidere se vuole venire 2 giorni con me. E, a me mi piacerebbe molto fare qualcosa di super avventuroso. Io sono andata in macchina da qui alla Mongolia, da qui al Giappone, e tutte le volte che, cioè tutte le volte, 2 volte che ho fatto il viaggio da quella parte in macchina, mi è capitato in Kirghizistan, in Uzbekistan, in Kazakistan, questi posti qui, di incontrare dei ciclisti, e tutte le volte dicevo, ma sono pazzi, ma dove vanno in bici? E invece adesso lo faccio in bici anch'io, e mi piacerebbe farlo, solo che è un viaggio lungo. Boh, vediamo. Ho promesso dopo questo viaggio lunghissimo l'anno scorso che ci sarebbe stata un po' di tregua, però vediamo. Immagino che abbiate letto Guida per signore in bicicletta sulla Via della Seta, no? No, brava, grazie. Grazie, è un romanzo, però penso che abbia dei risvolti autobiografici, e si svolge all'inizio del Novecento con queste due donne inglesi che vanno in Cina come missionarie, ma poi attraversano la Cina. Volevo sapere se la Cina è, non è nelle vostre... Ma allora, com'è che si chiama il suo libro, come lo ricordo? Guida per donne, per signore in bicicletta sulla Via della Seta. No, proverò subito. Io nel 2012 sono andata in macchina da qui a Tokyo, in verità poi fino a Pechino, e poi, con la, poi in Corea e in Giappone con un traghetto, e ho percorso la Via della Seta e in macchina, vabbè, in bici mi sembra improponibile perché mi uccide ancora prima che lo possa proporre. In macchina ci abbiamo messo 2 mesi guidando tanto, e in Cina è stato, entrare in Cina con la macchina è difficile perché abbiamo dovuto fare la patente cinese, fare dei permessi assurdi, dare un itinerario con già i alberghi in cui dormivamo, in più per entrare con la macchina proprio in Cina abbiamo dovuto prendere una guida che il governo ci ha pioppato, che stava sempre con noi, o meglio stava sempre con la macchina, quindi quando noi eravamo in un posto per sbolognarcelo potevamo andare a fare un giro a piedi senza di lui, ma ogni dovunque andavamo con la macchina lui doveva venire con noi, quindi non ci ho mai pensato, magari in bici più semplice o meno semplice. Comunque in macchina è stato un viaggio bellissimo, e la Cina è un posto gigantesco con tanti paesaggi diversi, e mi piacerebbe farlo in bici, ma non so. Sì, io volevo dire, andiamo a concludere se non, se nessun altro ha delle domande. Volevo dire che questo nostro festival noi l'abbiamo in un certo senso dedicato, ci siamo ispirati agli esploratori, gli esploratori erano i Camperio, esploratori siamo stati in parte noi nel tentativo di fare questo festival esplorando dei significati delle geografie, e voi siete veramente delle esploratrici invece, sia nei significati che nelle strade che percorrete. Io avrei una curiosità, ma veramente mi rendo conto di abbassare molto il livello della discussione, ma io devo chiedervelo.
Io ho fatto delle vacanze in bicicletta molto più tranquille delle vostre e il problema non è il fiato, non sono le gambe, è la sella. Ah, ci siamo passate anche noi. Parliamone. Vabbè, la base non si mettono le mutande sotto i pantaloni. No, i calzoncini quelli con la gomma piuma. Sì, ma senza mutande sotto. Ecco, questo lo scrivo. No, questa è la uno, la cosa più importante. Ecco. Due, la crema soprasella, sottosella, una crema che si chiama soprasella. Avete già il nome del prodotto? No, basta, c'era su internet crema soprasella. Però non l'abbiamo più usata perché il trucco è provi un paio di selle, quando trovi la tua sella te ne accorgi subito. Selle col buco? Selle col buco? Sì. No, adesso ormai, sì, ormai le selle quasi tutte, per uomini e per donna, hanno la parte centrale con un buco oppure con un gel morbido, ammortizzato, eccetera. Però anche noi adesso facciamo le fighe, ma anche noi i primi viaggi siamo distrutte. Ecco, sì. Lei ho pensato che sì, dovesse andare all'ospedale e subire un'amputazione genitale. No, terribile, il primo viaggio è stato terribile, lei peggio di me, ma è stato terribile, ci chiedevamo come arrivare alla fine. E poi ci metti un po'. Poi abbiamo fatto delle prove. Abbiamo fatto delle prove di selle, avevamo trovato questa sella che ci piaceva molto e poi Specialized ci ha detto non potete andare in giro con una sella che non è la mia. E allora anche in realtà quest'estate avevamo una sella Specialized con la parte centrale, diciamo, non è proprio bucata, ma è un gel morbidissimo, quindi è come se fosse un buco. Però se vai in negozio ci sono selle da donna e selle. Hanno la parte dietro più larga per appoggiare il bacino. Insomma, la sella è proprio cambia la vita. È fondamentale, quasi più della vita. Però la mutanda e la. No, la mutanda non si mette. Aspetta, e poi c'è anche il pantaloncino, attenzione perché anche i pantaloncini ci sono da donna. Sì. Da uomo perché hanno un'imbottitura in posizione diversa. Dove sono stata fino adesso? No, vabbè. Beh. No, e poi ci sono anche, non so, quando compri pantaloncini ci sono pantaloncino massimo per due ore. Cioè, no, ci sono imbottiture diverse. C'è un mondo che si ha. Ma noi l'abbiamo studiato molto perché muore, insomma, noi siamo 8, 10, 11 ore in sella quando facciamo questi viaggi. Ed è la cosa più importante, vero? Allora, più un po' di caldo va fatto un pochino, sì, ma è diverso dai problemi che avete. Dai, però queste due domande sono un po' meno cicliste per caso. Ci siamo un po', come dire, date un cotè di esperti. Adesivi a chi ha piacere. Niente, il logo di chi è? Chi è? Suo. No, volevo dire un'ultima cosa a proposito di avventurieri. Il viaggio questo qui in America è stato un po' dedicato all'avventuriere, perché insomma, io sono cresciuta da piccola, mi dicevano cosa vorresti fare da grande, avventuriero, Marco Polo, di qua, di là, e sempre mi sono domandata ma e le donne dove erano? E ce ne sono pochissime effettivamente, allora ma ci sono, e se andate indietro sul nostro blog, Linda ha raccontato questo viaggio in America raccontando anche le storie di queste donne, da Annie Londonderry, che è stata la prima donna che ha fatto il giro del mondo in bicicletta, l'aviatrice, insomma ci sono un sacco di donne, Jean Barret che ha fatto il giro del mondo in barca nel 1700, quindi erano poche ovviamente, ma ci sono. Vale la pena di farle emergere, di farle conoscere, quindi sul vostro blog. Sì, andare un po' indietro, ma va bene. Grazie.